Buongiorno, benvenuti. Io sono Edoardo Barbieri, mi occupo di storia delle biblioteche e di libri antichi qua in Università Cattolica e ho il piacere oggi di darvi il benvenuto per questo convegno organizzato da AIB. Benvenuto ai bibliotecari, agli insegnanti, ai dirigenti di AIB presenti, ai colleghi professori universitari, all'amico Bruno Cavallarin che guida con grande affetto e forza queste iniziative sulle biblioteche scolastiche, ad Annalisa Rossi, soprintendente per Lombardia. L'Università Cattolica è lieta di ospitarvi perché evidentemente si va un po' al cuore della sua vocazione, che è quella proprio di fare cultura per costruire una vita civile degna per il nostro Paese. Evidentemente parlare di biblioteche e di biblioteche scolastiche, quindi di avere a che fare con la formazione della gioventù, c'entra esattamente lo scopo dell'esistenza stessa di questa università. Come centro di ricerca che dirigo, il CRELEB, Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria e Biblioteca, noi da alcuni anni ci siamo impegnati in un piccolo contributo a questa, alla realtà delle biblioteche scolastiche tramite una Winter School che ha avuto una prima edizione in presenza, poi c'è stato tutto quello che sappiamo che c'è stato, e negli anni successivi invece l'abbiamo svolta online e quindi si possono recuperare anche le varie sessioni che si sono svolte tramite il canale dei libri su YouTube. È stata un'esperienza molto positiva, molto interessante. Da quest'anno poi, ed è un po' la novità per noi, ci siamo lanciati in un nuovo master. Già avevamo due master dedicati al mondo dell'editoria, l'uno più dedicato al lavoro redazionale, il secondo più dedicato al mondo della comunicazione culturale e il terzo, che è nato appunto e partito un paio di settimane fa, dedicato invece all'editoria per ragazzi. È una novità assoluta in Italia, non c'è nulla di simile altrove e con la partnership del mondo di Bookone 3, che è quindi il mondo della creatività nel mondo dell'editoria per ragazzi, e della fiera del libro di Bologna, invece per la parte così commerciale di sviluppo editoriale, crediamo di poter dare un contributo significativo in questo settore. È stato un impegno gravoso, la progettazione e l'inizio di questo nuovo master. Siamo fiduciosi però che possa avere uno sviluppo importante e credo anche in relazione ad alcune quantomeno delle tematiche che si svolgono in questa giornata, che ha anche come accento un altro aspetto che è estremamente importante e interessante, cioè quello della formazione di veri professionisti nel campo del lavoro delle biblioteche scolastiche, perché, come ci ripete sempre Bruno Cavallarin, bellissimo il volontariato, però occorrono poi anche le competenze tecniche e la professionalità. E questi due elementi, diciamo così, dell'affectus e della preparazione tecnica vanno congiunte in maniera forte. Però non posso finire se non ricordando che questi sono giorni terribili. Basta accendere la TV e sembra di essere in un film dell'orrore. E tutto questo ci deve interrogare. Evidentemente non stiamo qui a pettinare le bambole, come diceva una volta uno. Siamo qui a parlare di cose significative, importanti, cioè della formazione dei giovani. Il Papa ieri ha detto: non dobbiamo aver paura di essere accusati di ingenuità perché parliamo di pace. Ci sono tanti milioni di persone nel mondo e in Europa che pensano che vada bene essere tacciati di ingenuità perché parlano di pace, e noi possiamo essere felici di essere dentro tra queste persone. Ricordo solo due immagini che mi paiono significative di questi giorni. Sua beatitudine il patriarca di Gerusalemme dei Latini, Sua Eminenza il Cardinal Pizzaballa, che si è offerto come ostaggio al posto dei bambini rapiti, o quella anziana signora israeliana che si è rivolta al suo rapito, gli ha dato la mano e ha detto Shalom. Ecco, quella è l'umanità che vogliamo costruire noi, quello che ci interessa. Il resto non è umanità,
è la decadenza dell'umanità. Noi vogliamo costruire quelle cose, quella cosa lì, delle persone così, diciamola così. Il Vangelo, quando parla della pace, parla degli operatori di pace, non di degli irenisti che sono lì tutti tranquilli, no, operatori, anche noi siamo operatori di pace, e lavorare per le biblioteche scolastiche credo che sia un contributo serio proprio in questa direzione. Grazie. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Io sono Cristina Gioia, presidentessa della sezione Lombardia dell'Associazione Italiana Biblioteche, che quindi in questo giorno rappresento e che insieme all'Istituto Superiore Luigi Gonzaga organizza questa giornata grazie anche all'ospitalità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La mia introduzione sarà molto, molto breve. Questa è una giornata davvero importante, sottoscrivo tutto quello che è stato detto dal professor Barbieri e aggiungo anche, riallacciandomi un po' quella che è anche la mia vita professionale, una vita in cui accanto alle biblioteche mi occupo anche molto di pubblica istruzione e quindi ho un rapporto, direi, quotidiano con istituti comprensivi, scuole superiori, enti di formazione professionale. E mi trovo molto spesso a parlare anche con voi, professori, docenti, parlando con voi riesco a capire anche il ruolo che le biblioteche scolastiche possono giocare innanzitutto nella crescita, nella creazione di percorsi di educazione di qualità. Ricordiamo che l'educazione di qualità è uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e possono anche essere importantissimi nella costruzione di quei progetti innovativi che state avviando in questo periodo. Siamo nell'anno in cui sono arrivati dei finanziamenti per la costruzione di ambienti didattici innovativi. Molti di voi stanno allestendo questi ambienti innovativi, li stanno arredando, stanno costruendo progetti da inserirvi. E allora voglio pensare che le biblioteche possano entrare in questo percorso perché mi sembrano, tra tutti gli ambienti all'interno di una scuola, quelli che forse più possano prestarsi a creare quel contesto dove un apprendimento innovativo, tecnologico, basato sulla costruzione anche delle competenze scientifico-tecnologiche, possa essere avviato. Ovviamente, il percorso delle biblioteche scolastiche è all'inizio. Avete fatto le prime esperienze formative, tante altre ne seguiranno. Adesso inizieremo, come vedrete poi nel corso della mattinata, anche un percorso accompagnati dalla soprintendenza. Insomma, è un percorso da costruire, ma forse è proprio questa la bellezza della sfida. È un terreno fertile, vedo molta attenzione, molta aspettativa da parte vostra e credo che ci siano proprio tutte le premesse per costruire qualcosa insieme. Come associazione noi ci siamo e vogliamo anche affiancarvi in questo percorso, quindi spero che molti di voi diventino bibliotecari scolastici e in qualche modo magari entrino tra le nostre fila e assieme a tutti gli altri attori territoriali, alle istituzioni insomma, che abbiamo sul territorio, speriamo di poter fare qualcosa anche per veder riconosciuta la figura del bibliotecario scolastico che ancora oggi non ha una collocazione chiara all'interno delle scuole, che però insomma, può essere costruita, ci possiamo mettere del nostro impegno, possiamo avviare questo percorso. Quindi grazie mille. Passo la parola a Giorgia Lalicata e Roberta Moro dell'Associazione Italiana Biblioteche che introdurranno e condurranno la giornata. Grazie. Grazie mille.